Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera Cat Quest. Dunque, abbiamo raggiunto, direi, il livello ottimale per sconfiggere il primo drago ed andremo proprio a fare quello. Ci proveremo, vediamo un po' com'è. Vediamo se riusciamo, se non riusciamo, se abbiamo difficoltà, ma soprattutto vedremo com'è il combattimento contro il drago. Vediamo quale mosse magiche, cosa è la strategia migliore da adottare e quali sono le meccaniche che utilizzerà il nostro primo drago. In teoria è il nostro primo boss del gioco, quindi andremo a vedere un po' come è questo combattimento. C'è ancora ghiaccio qui? Ma c'è ghiaccio anche lì? Ma si può raccogliere, no? Va bene, credo che questa strada sia sbagliata. Eh sì, perché dobbiamo andare da sopra. Oh. Esatto. Quindi facciamo il giretto e andiamo da sopra. C'è anche questa. Questa dobbiamo fare. In teoria siamo full vita, quindi vediamo un po'. Diamo un'occhiata anche qui perché nessuna missione è disponibile. Perfetto. Ci piace. Caverna di Pellory. Questa era Kit Kat. Andiamo un po' se riusciamo a... No, 5.000. Vorrei prendere quella da 5.000. Nel frattempo, tanti la nostra spada non ha durabilità, quindi andiamo a vedere. C'è anche un... sono indeciso se combattere subito il drago. I draghi si dimostrano molto più forti dei vecchi maestri, ma nel momento più difficile apparvero i draghi del sangue. C'è una caverna a livello 25, troppo alta. Bene, ci siamo. Si possono distruggere questi mob brutti prima di combattere il drago o rispawnano? Ecco, bravo, proprio così, perché sai... Sono trash mob che potrebbero dar fastidio. C'è anche una caverna qua. Rovine di Epsilon. Livello 40 addirittura. Quanti livelli c'è? Dai, seguimi. Bravo, bravo, bravo. Aia. Ok, siamo pronti all'attacco. Andiamo anche qui. C'è una faccia. Dicono sempre la stessa cosa. Iniziamo il combattimento. Porco Giuda! Pensavo che andassi in qualche cinematica o qualcosa, cioè, non così. Va bene. Fai anche paura, eh? Però sei del... Vediamo se riusciamo a... Che forse riesco a respingerlo con gli attacchi. Non sembra tanto forte, sapete? Ah, si è curato? Direi che mi aspettavo molto peggio. Ho tanta roba, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Mia sorella. No, sorella. No, sorella. È lui. Boo. Ah, sì. Il prossimo si trova sull'acqua, quindi... Seguiamo la traccia. Dunque, allora, vediamo un po'. Ma è più bassa di quella che c'ho. Cioè, è più bella, ma più bassa. Cioè, se faccio così, vediamo. Eh sì, non ha neanche attacchi magici. Io prendo quella spada di Minecraft. Dai, ok. Andiamo, seguiamo le tracce.
Vediamo un po'. Salviamo. Caverna. Ah. Esatto. Scappa se i mostri sono... Se i mostri sono troppo spaventati. Lo so, qua ci fanno veramente male. Sì. Le leggende narrano che i vecchi maestri crearono questo mondo, ma non so... Ma sono solo favole? Se troviamo dei mostri dobbiamo eliminarli. Speriamo che tua sorella sia dentro. Beh, livello 15 non è alto. C'è quello lì, però io vorrei prendere questo qua. Oh! Oddio, mi ricorda tantissimo il White Mage di Final Fantasy. Cioè, ma è proprio uguale, eh? Eh sì, è proprio uguale. White Mage. Ok, ma pensavo fosse un boss, tu invece no. C'è solamente un mob uguale a quello lì. Perché prendo danno ogni tanto? Perché non riesco bene a schivare. Un po' stupidello. Guardali, guardali. Pugnosi. Ok, quanto XP? Questo posto è buono da farmare. Che dà tanti XP. Quella è una... Quella è cattiva, quella è brutta. Brutto mob. Che tu lasci gli spike per terra. È sempre un po' di danno, ma lo fai. E poi è velocissimo lui. Vedi, vedi, vedi. Guarda, guarda. Ok, mia sorella non c'è. Ma temo di aver dimenticato questo pezzo qui. Esatto. Vediamo cosa ci dai. Finora la spada che abbiamo è la più potente. Quella ha bisogno della chiave. Chissà dove si prende la chiave. Si comprerà? Boh. Sì. Non lo so. Sangue di drago rilevato. Riproduzione elemento 2200. È un umano. Questo è Aelius. Gli altri dicevano che avrei dovuto registrare le mie scoperte, perciò eccomi qua. Ci è voluto un po', ma sono sicuro a infondere nei gatti la magia dei draghi. Ho deciso di chiamare le mie creazioni Sangue di Drago. Che cosa è appena successo? Prima usciamo di qui. Eh sì, perché qua... Qua ci fanno male. Dracotto, prova a farlo di nuovo e tua sorella ne pagherà le conseguenze. Cosa? Chi è Aelius? Dannazione, credo che dovremo far finta di niente per ora. Livello 23. Uè. Questi fanno malissimo. Quindi il prossimo drago si trova sull'acqua. Beh, sono senza parole, ma sono certo che una torre di guardia può aiutarci. Via. Ok. È stata dura. Soprattutto non dura nel senso che sono forti, ma nel senso che... È una storia... Abbiamo visto un umano, ragazzi. Oh, guarda, possiamo fare questa, il sacrificio. Andiamo. Andiamo, la storia dell'amuleto. Continuiamo con l'amuleto.
È una storia un po' strana. Diciamo che forse sono stati gli umani a darci. Dove? Qua. Ah, ma così a tradimento, imboscate? Sì, è stata proprio un'imboscata. Quindi potrebbe essere che gli umani abbiano fatto un esperimento e ci abbiano dato il potere di parlare e dei draghi. Però secondo me non li chiamiamo draghi, ma secondo me non sono proprio draghi. Ma sarà il potere di, non so, di parlare, di essere vivo, di far qualcosa. Vado, uccido un po' di trash mob. Se bisogna camminare sulle acque, puoi provare ad andare nella città dello Zamporto. Si trova a ovest. Perfetto. Questo ci interessa. Aspetta, prima di andare qui, volevo vedere. Oh, che bella la caverna fantasma! Voglio andare di là io. Un monumento, guarda, c'è un'iscrizione sopra. Non si sa molto sui vecchi maestri, ma sappiamo che queste rovine facevano parte della loro grande civiltà di un tempo. A meno che si sono estinti. Gli umani. Non capisco se è gentile, hai aiutato quei gatti lungo il cammino. Potresti avere. Perché avresti dovuto aiutare qualcuno così malvagio? Ci stai chiamando malvagi? Sarai eliminato, gatto. Un gatto. Gatto un battimento? Io prendo questa prima. Ma non ci posso andare. Vai a combattere. Ah, beh, sì. 1, 2, via. Ah, 40. Male, 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 40. Ma è velocissimo. E io mi curo. Via. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ora tocca a te. Facci passare, gatto malvagio. Basta, devo trovare Miaogan prima che distrugga tutti. Miaogan, non sei tu il cattivo? Io sono Miaolin. Miaogan ha fatto in modo che i suoi poteri magici lo controllassero. Ho posto una barriera sulla città per rinchiuderlo all'interno. Ok, Miaolin, perché attirare questi altri gatti nella città? Più gatti ci sono, più forte è la barriera. Ma hanno smesso di venire, perciò la barriera si è indebolita e lui si è svegliato. Accimicio. Come lo troviamo? Sto preparando un incantesimo di ricerca, è quasi finito. Vi chiamerò. Ma. Rovine Z, livello 30, non possiamo. Mi sarebbe piaciuto entrarci. Non. Ma io non volevo parlare con te comunque. Direi che. Allora, vediamo un po'. Qui dovremmo aver finito. Sai che sveniamo un attimo. E devo dire che ho incominciato ad avere fame anch'io. Allora. Di qua. Andiamo di qua perché mi sono svegliato tardi. Ho fatto colazione. E poi a pranzo non ho mangiato. Direi di fare questa. Iniziamo con la gattaia. Beh, coraggio, allora andiamo a vedere cosa hanno questi contadini. Siete qui per la missione? Mia sorella gemella è così malata, non so cosa fare. Fate presto, andiamo a prendere l'erba per curare la sorella nelle montagne ad est.
lunga strada. Questo dovrebbe essere il luogo, ma dov'è la gattaia? Lo sapevo che c'era l'imboscata. Ci facciamo un bel po' di XP. Grazie. Muori anche tu. Tutta la gattaia. Torniamo indietro. Ah, ce l'hanno rovinata. Beh, potevamo prenderla prima del combattimento, no? No? Non si poteva. Va bene. Ah, ma c'è di nuovo lui. Questo è l'ultimo avvertimento. Ma cos'è? Ma che ne so? Ah. Sì, lo so cos'è. È la statua. C'è anche in alto a sinistra le pianure di ghiaccio. Mostrando una casa abbandonata da tempo. Quindi era tutta un'illusione. Non avremmo mai potuto immaginare tutto questo, vero? Se abbiamo tempo, dobbiamo dare un'occhiata alla città di fronte. Ma direi che si livella abbastanza velocemente. La città di fronte dovrebbe essere quella lì. Quindi questa? Livello 25. Noi siamo a 24, la facciamo. È pronto, ci vediamo vicino al Tempio Arcano. Ok. Miaogane nei campi Gattibidi. Fu favore, aiutateci a fermarlo. Lasciate fare a noi e libereremo tutto. Ma cosa sta succedendo? Anche voi, coraggio, balziamo a casa. Ma fate attenzione a Miaogane, buona fortuna. Ok, non c'è stato un doppio qualcosa che non ho capito. Uccidiamo anche lui. E lo so, lo vedo anch'io, ma i campi Gattibidi è un po' brutto. Perché qua ci sono i mostri malvagi. Ti mostri per quello che sei. Ho assorbito energia magica da questo antico luogo. Adesso ci farà malissimo. Noi ci mettiamo qua. Per tutti i biscottini sta invocando qualcosa. Sapevo io. Questi fanno malissimo. No, 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 no. Via, 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 via. Fuori uno. Fa malissimo. Dai, 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 via, 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 via. Fuori, morto. Adesso tocca a te. Ciccio bello. Esatto, e sei morto subito, sapevo io. Niente più, mago malvagio. Mi prendo il danno, ma ti faccio male. È sistemato. Grazie, mia Olle. Bruttissima questa. Avete salvato tanti gatti e io ho aperto questa città a chiunque abbia bisogno di rifugio dall'esterno. È grandioso, Miaoli. Questo è per voi. Bene, abbiamo di nuovo rivelato. Perfetto. Adoro i piani ben usciti. Bene, ragazzi, e con questa è tutto per oggi. Alla prossima. Bye bye.